Buongiorno a tutti, un saluto da Baggio Teatro Caboto per la pillola del giorno. Oggi vi leggerò una poesia di Luigi Porta, figinese, fondatore della compagnia Le Belle Fada di Figino. La poesia si intitola Una gara a scupadas. In che, tanto per cambiare, un discorso seri veri fa. Trattato un argomento, un'arte universale, parlà del gioco di carte. Se come ovvio la son vera donna, mi pensi che sia anche un uomo che quando si parla de carte, in generale, è il disaminga de ves campione mondiale. L'estensi che alla cooperativa, chi i consiglieri unì a buon'ora, una sera prefestiva, un po' per fatasei gradas e un po' per da spettacolo e da incrementa i tas, han decretato di organizzare una gara a scupadas. In un momento, potenza dell'organizzazione, ecco stilavi di ma regolamente cartellone. I tavoli, con la tendina preparata, accoppiamente gentilon, già sorteggiamo. Allè, se giga, comincia la battaglia. Amis, ma guai! Parol de feu se il socio sbaglia. Come previsto, i più se broc in subito eliminati. Sul tabellone, fior de campion venen scassà. Culpa di cart, lur disen, del soci che la canà e di avversari sleal che conti sen an imbrugliar. Se va avanti. Adesso le guerra, lotta a curtel. Tension che ormai se palpa, che tu che stel, e finalmente semi in finale. Ma per il gran pensare, i scini vede il cumina accende saltà. Nell'aria c'è un gran fumo che spusa de brusà. Sicuro è un quei pistun che si è ingrippato. E chi su un occhio avvenge finisce la scena perché il cronista sfinì che si è ingruppato la pena. Però se vero un daga tra invidi e malignità, per vince le no tanti importanti cervella, abilità, fa di gran calcol, sta tanto a pensare su. Insomma, in poche parole, per vince, più sé che il cu. Che vero il cu? Ciao!